Donne maltrattate, discriminate, relegate. Una condizione purtroppo comune a molte, giovani e meno giovani, il cui futuro è spesso negato da usanze e convenzioni che definire maschiliste è poco. Donne venute da lontano, derubate della dignità, ritrovata poi con tanti sforzi. A loro c'è qualcuno che prova a dare una mano grazie a un progetto finanziato dalla provincia di Bari attraverso fondi FESR e realizzato dal consorzio Tech4 che si chiama evocativamente Assud. 18 donne, tutte provenienti da situazioni di disagio. Disagio anche molto differente, sicuramente un disagio economico, ma anche altri tipi di disagio. Bisognerà restituire loro anche questa forza di riuscire a crescere nelle competenze e di riuscire a risolvere il loro quotidiano, il loro vissuto. 600 le ore di formazione che le 18 donne vincitrici del bando seguiranno da maggio a settembre. Impareranno ad essere consapevoli del loro ruolo, a lavorare, a capire che esistono al di là dei loro padri o mariti. In una parola, impareranno cos'è l'autostima. La cultura è quella che vince sul diritto. Non sono le leggi che ci faranno diventare pari o ci daranno pari opportunità. È la possibilità di cambiare la cultura sin dalla scuola. E quindi questa cosa, questa informazione che può girare attraverso donne di vari paesi, di varie culture. Io spero però che in una società come quella italiana, in cui i diritti del lavoro e tutto quanto sono nominalmente molto avanzati, ci possa essere qualcosa per cui non dobbiamo sempre ricominciare da capo, ma avere qualcosa di più.